Ciao a tutti, sono Gianni95 e siamo qui in un nuovo video di Clash of Clans. Allora, illustro prima i miei miglioramenti e poi i miglioramenti del gioco, che hanno migliorato e hanno aggiornato il gioco, quindi oggi è un video aggiornamento, più qualche, magari qualche partita. Allora, nel villaggio notturno ho potenziato tutti i depositi, gli estrattori, tutti al 7. Sto accumulando risorse per prendere il quinto accampamento e con loro il cannone gigante. Quindi pian piano con l'elisir ci stiamo arrivando. Poi da questa parte, raccogliendo pure le risorse che sono importanti, e naturalmente non ho un esercito da war, da attaccare comunque, quindi non farò oggi un attacco da normale. Ho potenziato due difese aeree all'8, che nell'ultimo scorso video ho potenziato solo la prima, ho iniziato a potenziarla, se ne avete due all'8, sono così all'8, a 9 serve 11 più 11, poi con l'elisir ho laboratorio all'8 con i minatori al 3 che si stanno potenziando, che forse l'altra volta vi ho fatto vedere i minatori 2 che stavano potenziando, adesso sono al 3 quindi buono. Poi, vabbè, di altro non c'è niente, non ho potenziato nessun altro, naturalmente ci mancano due difese aeree da potenziare e dopo inizieremo con le Tesle, che sono l'8 da potenziare, costano 4 milioni e mezzo. Ok, con questo aggiornamento, iniziando con gli aggiornamenti del gioco, hanno diminuito i costi costi e i tempi dei miglioramenti degli edifici, infatti costano meno, prima costavano 5 milioni questi, adesso costano 4 milioni e mezzo. Difesa aerea 4 milioni e mezzo la difesa aerea 4 milioni e mezzo. Va bene, dove la potenziamo? Però prima aspettiamo, perché non so quanto costi quello che vi faccio vedere dopo. Ok, poi gli eroi, se vedete bene, sono diversi, hanno animazioni diverse, sono fatti come design diversamente. Lo sfondo quando entri nel gioco ha uno sfondo diverso. Vediamo, questo è uguale questo, nulla, completa, potenziamenti. Questo invece con la regina cambia skin, qui c'è il cambia skin, quando prenderai skin dal pass di Clash of Clans, vedrete comunque la skin che potete switcharla e cambiarla. Adesso ne abbiamo solo una e possiamo anche girarla come se fosse una cosa. Secondo me hanno un po' copiato da Fortnite, però non vorrei dire, col fatto delle skin, col fatto delle cose. Però va bene. La regina è al 29, dobbiamo potenziarla al 30 e il re Babbo lo sta già potenziando al 30. Quanto costa la torre? 4 milioni, 4 milioni. Costa tutto molto meno. 6 milioni, 1 milione e meno circa. 1 milione e meno, ciascuna difesa. Comunque sono quasi a livello 134. Poi, mi raccomando, allora, vi ricordo di lasciare like, questo video è un video di aggiornamento importante. Poi allarghiamo la schermata. Ok. Guardiamo qua, le notizie sono direttamente qua sotto adesso, l'hanno cambiato, l'hanno spostato gli eventi, nessun evento. L'hanno spostate qua sotto invece di spostarle sopra le cambio di posizione. Ok, poi. Qui invece nel clan hanno cambiato qualcosa? Non lo so, perché io comunque sto vedendo l'aggiornamento insieme a voi, non sto facendo un aggiornamento dopo che avevo visto tutto. Sto guardando insieme a voi cosa c'è di nuovo. Comunque, se volete entrare nel clan, il clan è Spartacus Club It. Se volete entrare, questo è il clan. Per ora sto qua, se poi magari ci sarà qualcuno, un sacco di gente, il canale crescerà e faremo più iscritti e quant'altro, e ci sarà molta gente che vorrà entrare in un clan mio, allora potremmo creare un clan e far entrare più gente possibile. Fino lì non ci arriviamo. Se non ci arriviamo, niente. Comunque, vabbè, difese e tutto quanto. Ho il draghetto al 4, che l'altra volta forse non ve l'ho fatto vedere. E perché erano già al 6, ve l'ho fatto già vedere. Poi, cosa c'è da vedere? L'esercito ha cambiato qualcosa? Non ho capito niente. Qua niente. Nelle missioni c'è sempre qualcosa di nuovo ogni tanto. No, niente di nuovo. Ok, va bene.
Adesso la cosa, magari le war? Le war capita qualcosa? No. Vabbè, niente. Va bene, comunque io sono co-capo, quindi se per caso vi serve entrare e avete un limite di trofei un po' basso, io posso far entrare. Va bene. Così. Va bene. Allora, adesso andiamo avanti a vedere le cose nuove. Ci manca la cosa più importante che è il pass. Il pass è questo. Che puoi avere sia quello d'argento che quello d'oro. Tipo come Fortnite, no? Hai quello gratis e quello a pagamento. Che sperando che quello a pagamento sia con le gemme, perché le gemme ne ho 7000, quindi potrei anche farle. Non l'ho shoppato. Mi stai chiedendo se l'ho shoppato? Non l'ho shoppato. Allora, via la connessione però, che problemi ha la connessione? Ok, connessione tirata via. Cioè, tirata via, messa, perché se la tiri via non c'è più, non funziona bene. Allora, le sfide, abbiamo le sfide qua, praticamente con questa sfida qua tu fai punti, praticamente come giochi clan. E vabbè, c'è una sfida in arrivo che presumo siano sfide giornaliere che si attivano quando tu completi quelle sfide che sono qua. E praticamente come giochi di clan devi fare le sfide che ci sono e fare punti per accumulare e portarti su in classifica con le leghe. Poi le ricompense, allora se tu fai i punti qua, naturalmente puoi comprare anche il pastoro per fare più sfide, penso, come su Fortnite. Lista ricompense, allora abbiamo la lista ricompense che praticamente è la skin dell'eroe. Vantaggi, ci sono questo qua cos'è, non lo so. In gemme, se eri primo prendi gemme forse, non lo so. 20% per i costruttori, penso di velocità. 20% di ricerca elisir. Quindi più veloce a fare risorse, 20% di addestramento e più capienza nei depositi. Queste sarebbero le ricompense, i vantaggi. Le risorse 3.000, 3 milioni, 3.077.500, che non sono da buttare via, quindi non male. Artefatti tutti quanti. Mi manca quello dell'elisir nero, mi sembra, no? Elisir, vabbè, una runa mi manca. E il libro del tempo, quello con la clessidra mi manca. E adesso li ho tutti. Non li uso perché non mi servono. Io voglio potenziarmi tranquillamente senza i potenziamenti. E infatti è per questo che ho 7446 gemme, perché non le uso, appunto. Ho già 5 costruttori, quindi sono inutili per le nostre gemme. Se le usiamo per il pass, può essere una cosa importante. Allora, ricompense. Noi andiamo più punti fai, più elegir verde. A questo punto fai. Più gli dà ricompense, c'è la ricompensa sotto che sono quelle gratis, 500.000, 5.000, potenza di addestramento, vabbè sono gratis. Quelle sopra sono potenziamenti del pass, donazioni, tutte le donazioni rapide costano una gemma. Ah ok, tutte le donazioni che fai ti dà una gemma, ok, bene a posto. Cioè costano una gemma, se tu doni una cosa paghi solo una gemma, quelle rapidi. Costruttori, c'è questo qua delle sfide. Ok, faccio vedere le ricompense, senza leggere tutto, tanto sapete già, se avete visto Clash of Clans sapete com'è, cosa sono queste cose qua. Naturalmente più vai avanti, più sale di lega e gli dà punti, cose, bonus e quant'altro. Fino ad arrivare all'ultimo che ti dà il Re Gladiatore, che è la nuova skin del Re Barbaro, se tu hai il pass a pagamento, se non ce l'hai non puoi prenderla. Adesso vediamo poi quanto costa il pass a pagamento. Spero non in euro perché non lo potrei prendere. Vantaggi, vantaggi, cosa dai? Deposito stagione. I vantaggi si sbloccano nel cammino, delle ricompense durano fino al termine di questa stagione, che non so quanto dura. Un mese, ok. Ah, ok, info non si può toccare. Allora, deposito stagionale. Capienza 5 milioni, nuova capienza 10 milioni, nu capienza massima 25 milioni. Praticamente se tu prendi quel pass gratis ti fa nuova capienza che fa 10 milioni e capienza massima se tu prendi il pass a pagamento 25 milioni. 25 milioni, sì? Sì. Il deposito stagionale si riempie per magia ogni volta che ottieni bottino dalle battaglie multigiocatore e i suoi contenuti ti saranno consegnati alla fine della stagione, disponibile con 200 punti verdi. Ok, va bene. Potenziamento costruttore, sblocca con il pass.
Ok, questi sono i potenziamenti in più che prendi col pass. Va bene, abbiamo visto le cose. Ok, le sfide come sono? Le sfide? C'è una stella della battaglia multigiocatore. Queste sono le sfide giornaliere, queste sono le sfide attive. Quanto oro questo? 2 milioni e mezzo? Vabbè, un po' tantino. Schiera un totale di truppe pari a 1000 spazi in battaglia multigiocatore. Praticamente schiera 1000 truppe in battaglia. Praticamente tu usi i barbari che fanno presto, o gli arcieri fanno presto addestrarsi. Te ne fai un 200 ogni 200, praticamente 5 battaglie, fai presto a fare i punti 80. Questo cos'è? Arriva a 5.000 elementi qualsiasi in uno, entrambi, avvia 5.000 elementi qualsiasi. Beh, questo è un po' troppo difficile secondo me. Non so se durano, cioè hanno una scadenza queste sfide quando le fai. No, penso di no. Elisa Nero tiene 15.000 unità di Elisa Nero dalle gibelle per Elisa Nero. Vabbè, pian piano si farà. Poi queste sfide si possono fare nello stesso momento, non è che puoi fare, cioè fai una sfida e poi svaniscono. A parte quelle giornaliere che sono tre, le tre qua che sono davanti, che sono ogni giorno cambiano. Ok. L'aggiornamento doveva arrivare ieri, però non è arrivato perché, vabbè, secondo me è stato un pesce d'aprile perché ieri era il primo. Era fatto apposta, però va bene. Il pass d'oro come funziona? Ah, costa 5,49 euro. Vabbè, non posso prenderlo. Col pass d'oro ottieni più premi nelle sfide stagionali, skin degli eroi inedite, donazioni rapide e una gemma, potenziamenti per costruttori, ricerche e addestramenti, deposito stagionale fino a 5 volte più grande. E secondo me non possiamo prenderlo. Giusto un pochino. Vabbè, mi dispiace non poterlo prendere per farvi vedere il pass perché io non ho i soldi per prenderlo. E poi non mi piace prendere le cose con i soldi. Preferivo in gemme che non 7.000, magari costava 3.000 gemme. Già tantino 3.000, pensavo fosse possibile, ma invece no. Vabbè, prenderò quelle gratis, dai. Quelle gratis va bene. Speravo di prendere quelle del pass, ma evidentemente il gioco vuole guadagnarci, quindi lo fa in soldi. L'unico guadagno importante di questo pass, quello più importante di tutti, è praticamente l'ultima cosa, la skin dell'eroe. Anche se comunque questa skin non è che mi attira poi tanto, però non sarebbe male avere quella skin, anche perché se tu finisci la stagione, se non prendi quella skin lì, non la prenderai mai più. Presumo a questo punto, a meno che non la ripropongono più avanti, ma non lo so. Io speravo che la facessero in gemme comunque, però va bene. Ripro me stesso, ci ho provato. Va bene, io vi faccio un attacco qua nella zona, così faccio qualcosa, visto che ho fatto solo un video aggiornamento, magari un attacchino possiamo farlo e poi chiudere il video. Beh, speriamo di vincere perché non si sa. Ha capito la musica? Ci sta. Ma no, non lo so dove attaccare. Attacchiamo di qua. Ah, solo all'inizio ho cambiato, solo quando aspetti per combattere. Va bene, va. È un miglioramento. Poi magari lo sfondo delle. Magari lo sfondo del video. Seconda dello sfondo dell'intro di Clash of Clans, così vedete lo sfondo. Quindi avete visto lo sfondo speciale. Perché non è male quello, è cambiato in meglio. Dai, butta giù quella cosa lì. Perfetto. Energizza, va benissimo. Bene. Non so quando vi caricherò questo video, spero il prima possibile. E penso prima, però non lo so. Dipende. 56%, 58. Ok, butto giù quello, magari no, non butto giù mai. Sapevo. Questo è il cannone gigante, io non ce l'ho ancora perché. Cioè lui l'avrà sbloccato sicuramente, avete visto la villaggia, sicuramente l'ha sbloccato prima di avere tutto al massimo. Io invece potenzio tutto al massimo e preferisco così, almeno facciamo cose gradualmente.
Infatti devo sbloccarmi le due cose, l'accampamento qua e la difesa qua, il cannone gigante. Va bene. Togli gli ostacoli da gemme, speravo che fosse in gemme il costo. Ho capito. Va bene. Se volete entrare, il clan è questo, eh? Così magari giochiamo insieme, facciamo. Se vi serve qualche truppa io ce l'ho, perché se faccio vedere il mio profilo, i miei livelli sono questi, mi livello le truppe, tutto quanto. L'eroe sta per passare il 30. La regina quanto ci mette adesso? 5 giorni sempre. Ok, vabbè, 30, al 30. 1. Ah, ho fatto. Ah, perché ho fatto una stella nella zona notturna. Quindi mi ha dato 20 punti. Vabbè, avete visto anche i punti come funzionano. Ecco, l'elisir che scorre praticamente è una specie di fiume che scorre. E più tu vinci, più il fiume verde si allunga, cioè va avanti e fa punti. Altri 20 punti prendo 500.000 di oro, che non sono male. Ok, va bene. Ora che abbiamo attaccato, possiamo potenziare la difesa, la terza difesa all'8. Che buona, all'8. Scusate se questi ultimi video sono dei 20 minuti, ma non so per quale motivo ci sto mettendo più tempo a fare i video. Quindi ci metto di più. Non ho l'editing, quindi non posso farlo. Più avanti magari mi scarico l'app, ma per adesso non riesco a farlo. Va bene, io ho potenziato, vi ho fatto vedere cosa c'è, cosa ho migliorato io, cosa ha migliorato nel gioco. Lo sfondo lo vedete a inizio video, quando entrate, prima entrate a vedere il video lo vedete. Naturalmente adesso che ve lo dico non serve più, perché tanto l'avete visto all'inizio. E niente, cioè, io spero che questo video vi sia piaciuto, ci vediamo stasera in live su Minecraft, se non ci sono i previsti. Spero alle 23:30, se no tarderà di 10-20 minuti. Durerà 2 ore come al solito, a meno che voi non mi chiedete di allungarla. Sabato vi ricordo che potrebbe essere una live facoltativa, però dovete votare voi su cosa la volete. Alcuni hanno chiesto Brawl Stars, alcuni hanno chiesto Thunder Rush, quindi valutate. La maggioranza vince, magari potrei fare un po' di Thunder Rush, un po' Brawl Stars, un po' un altro gioco che chiedete. Magari un po' di Clash Royale, un po' una live un po' di tutti i giochi. Detto questo, io vi invito a lasciare un bel like, un commento, condividete il video, iscrivetevi al canale, ci vediamo stasera in live.